Acquistando le versioni Advanced e Professional di Aruba Drive hai la possibilità di mantenere i tuoi file sempre aggiornati sui tuoi dispositivi mobile e su Aruba Drive. Questo è possibile grazie all'integrazione di Nextcloud, un'app che ti garantisce di sincronizzare i tuoi file e cartelle sia da desktop che da mobile, integrato con tutti gli strumenti di lavoro più efficaci per organizzare al meglio le tue attività quotidiane. In questo video ti mostrerò come scaricare, installare e configurare Nextcloud. Per iniziare, scarica l'app Nextcloud dallo store ufficiale del tuo dispositivo, Google Play per Android, Apple Store per iOS. Una volta scaricata l'app, aprila. Tocca su Accedi. Inserisci il nome del dominio associato ad Aruba Drive e tocca sulla freccia posta accanto. Vai di nuovo su Accedi. Inserisci il nome utente e la password di Aruba Drive, precedentemente creati dal pannello di controllo Hosting. Accedi. Poi tocca su Accorda accesso. La sincronizzazione è così attiva. Seleziona il più o la sezione Carica per aggiungere su Aruba Drive foto o documenti presenti sul tuo dispositivo. Toccando sopra l'immagine puoi modificarla grazie all'editor integrato, o puoi anche scegliere una cartella personale in cui salvare i file e assegnare un nome al file in caricamento. Salva per procedere con la sincronizzazione. Tutti i file sono sincronizzati correttamente e nella cartella in cui hai scelto di salvarli, questi vengono identificati dalla spunta in verde. Puoi inoltre avere traccia dei trasferimenti effettuati. Per visionarli seleziona Altro e poi Trasferimenti. Dalla scheda Impostazioni puoi selezionare l'opzione di sincronizzazione appropriata in base alle tue esigenze. In qualunque momento hai la possibilità di interrompere la sincronizzazione e rimuovere l'account utente configurato. Tocca l'account che desideri rimuovere e procedi con l'eliminazione. Ben fatto! Il tuo account è stato rimosso.